Io ho gli Skittles e la gelatina. E io ho Corflex e i finicotteri. E poi c'ho queste zuccherine. Voglio provare. Wow, che bella che è. Mi piace. E se decoro la torta? Ma proprio la metto qui, così. Bello. E io la metto qua. Bello. Aspetta, è mio. Io l'ho inventato da sola, guarda. Io adoro i cornflakes, specialmente quelle rosa, perché è il mio colore preferito. Io la metto qua. Ebbene. Sì, è bello, però ci vedo tanto. Ah, sì. Posso metterle qua. Prendi, l'hai fatta tu. Ah, dai, Angie. Ah, non l'ho fatta apposta. Oh, che bello. Ma l'abbiamo decorato così bene. Sì. E io ho quelle cose che ho messo. Così tante idee, non so cosa mettere. Posso metterli qui. Che buono. Angie ce l'ha fatta, anch'io voglio. Che bello, mi piace. Sembra così sì, bello, che deve... Sì, da sbavare. Sì, che beltà. Deve decorare, sì, il secondo piano. Che bello. Oh, che bello. Io vedo le patatine. Possiamo decorare la torta con questo. Io lo adoro. Che bontà. Aspettate. E questa idea? Sì. Sembra bello. Non mi aspettavo una cosa del genere. Non male, però. Io faccio qualcosa di bello. Io lo decoro con qualcosa a forma di cuore. E lo faccio così, a scacchi. Bello! È tutto. Io aggiungo qui la cioccolata. Questo sta bene perché è triangolare come le patatine. Spacchiamo e mettiamole qua. Bravo a me. Cioccolato è buono. Questo lo aggiungo. Ok, metto qui i bastoncini. E faccio questo recinto. Bello. Ne è rimasto uno. È così buona. Candy, sei brava. Sì, grazie, Andy. Anche tu. Io so cosa farò con questa zucchero filato. Devo riempire gli spazi vuoti. E con le gelatine. Ti mangio, ti mangio. Prendi, prendi. Cosa io... Ok, metto i delfini qui. E questo lo mangio. Sei preso. Dai, su. Io guardo tanto popcorn. Sì. Ok. Lo metto qua, come l'ho fatto Andy. E sopra metto delle zuccherine. Che bello. Io ho finito. Quanti zuccherini che ho. E io la crema e aggiungo uva. E io gli occhi gommosi. E io ho un'idea. Devo leccarmi la mano e la metto nei zuccherini. E posso mettere così uno stampo. Bello, sì. Però devo decorare tutto quanto. Bello. Ciao, Candy. Che terrore. Ok, devo decorare il piano inferiore. E lo faccio grazie a questa crema. Sembra molto bello. Che bello. Ok, qui ci saranno gli occhi gommosi. Io ho le cinghie e so come usarle. E adesso
Adesso lo metto qua e faccio sì, guarda. No, resta che chieda a Carlo. È come se mancasse qualcosa. A mi occhi manca qualcosa e la bocca manca qui. Kenji, posso prendere un pezzo di ciunga? Dammi gli occhi. Ma sì, grazie, prendi. Sì, che bello che è. Sì, siamo bravissimi. Ok, batti 5, amica. Che torta che abbiamo fatta. È bella da tutti i piani. Oh, devo provare. Ma tu vai per prima. Ok, io prendo questo pezzo qui. Ok, voglio provarlo. Sarà buona. Mi piace. Ok, Angie, adesso tocca a te. Ok, vado dallo strato, quello superiore. Tu sai che ti è piaciuta, allora sarà buona. Oh sì, che buona che è. È da leccarsi le dita. Dai, Kenji, vai. A me il filicotto è piaciuto così da subito. Voglio provarlo. Sì, è troppo buono. Che bello. Da leccarsi le dita. Kenji, scusa, ma non posso provare. Non ho mai mangiato la torta con le patatine e gelatine. Sì, è insolito, però è buono. E adesso devo provare, sì, il terzo strato. È così bello. I bastoncini pochi sono buonissimi. E quello che è gommoso è ancora più buono. Senti, sta mangiando il terzo strato e io sono indietro. Ok, proviamo. Oh sì. Oh, il cioccolato si è sciolto un po' e con la torta è buonissima. Sì, buonissimo. E proviamo anche la ciunga. E adesso faccio una bolla gigantesca. Che bello. Kenji, vedo che vuoi provare ancora. Sì, andiamo insieme. Sì, andiamo. Provo il tuo fenicottero. E io questo delfino. Sì, è troppo buono, è incredibile. Oh, sono pieno. Non dire. L'ultimo pezzo non ce la faccio. Anch'io. Batti 5, amica, ce l'abbiamo fatta. So già cosa voglio. Preparatemi una limonata e assicurato di farla buona. Oh, Molly, tesoro, Wendy ha una commissione da sbrigare. Cosa questa generazione vuole dare che non vada bambini? Mi interessa un'altra cosa, non altro gioco. Oh, mamma, si è rotto e non va bene. Ma so cosa fare. So dei trucchi e così posso usarli. Posso mettere qua e fare una spremuta fresca. Ho messo tutta la frutta in un sacchetto, l'ho chiuso e adesso lo spremo così a bontà e sapore. Oh, ottimo, che bello. E via le emozioni negative. E adesso dobbiamo solo tagliare l'estremità del sacchetto e versare tutto il succo in un bicchiere. Sarà incredibilmente delizioso. Guardate che colore incredibile. È un paio di vitamine fresche. Non guastano mai. Così. Oh, nonno, è nel suo stile. Ma io ho qualcosa di incredibilmente bello. Perché non sono solo uno chef, ma sono, guardate, un ottimo barman. Posso usare le mie capacità per preparare cocktail. Basta prendere le limonate molto buone, mescolarle nel mio shaker di lusso. E non abbiate paura di girare al massimo, perché volete che tutti i sapori si fondano insieme. Sarà un cocktail straordinario.
E ora possiamo versarlo tutto quanto nel bel bicchiere. Ma anche in questo caso non è così semplice. Noi creiamo un cocktail arcobaleno, strato per strato. Non è così difficile. E adesso dobbiamo decorare tutto. È splendido. Va bene. Cosa? Avete già preparato i vostri cocktail? Ok, devo sbrigarmi. Avete in malassenso un delizioso cocktail della sorella? Immagino che non c'è nulla da cucinare nel mondo d'oggi. Ciao, Grim and Shake! Wow! Ma è fattorino, grazie per il cocktail! Fantastico, ho fatto in tempo. Devo, sì, chiedere il parere di Wendy. Wow, che bel cocktail! Devo provarne subito uno! Wow, è così buono! E cosa? Delle bacche fresche, buono! E cosa c'è qui dentro? Gelatine! Devo mangiarle tutte, è delizioso! E adesso proviamo il frullato! Wow, sì! Che bello, ma è arcobaleno! E qui c'è! Sì, McDonald's, Grim Shake! Non l'ho ancora provato, ma molti lo consigliano, vediamo! Wow, ma... a mia testa! Wendy, stai bene? Ah, bene, ha scelto lo chef. Congratulazioni. E allora? Andiamo avanti. Wow, la piccolina ha già disegnato qualcosa di nuovo. Cosa vuole? Un lecca lecca su un bastoncino. Fantastico. So già che mi serve lo zucchero e acqua per lecca lecca. È la cosa più facile da fare. Quando ero piccola facevo dei lecca lecca come questo. Se non c'era niente di buono in casa, zucchero e acqua erano sempre a portata di mano. Con questi due ingredienti ottengono il lecca lecca buoni e sani. E adesso aggiungo dei colori vivaci e sarà più divertente. Bene? Oh, sì. E adesso facciamo una forma... Ma vada via! E adesso facciamo qualcosa di divertente. Togliamo l'intero dell'uovo e ci mettiamo, sì, il lecca lecca. E vediamo cosa viene fuori. E qua il bastoncino. Ho tutto sotto controllo. Colorerò il caramello di rosso e farò delle lecca lecca incredibilmente belli. Versiamo poi tutto, sì, negli stampi. E ora guardate cosa faccio. Devo disegnare dei simpatici zigzag. Così, sapete cosa sono? Saranno i tentacoli della medusa. Sì, sì, ho deciso di fare lecca lecca per la piccola Wendy a forma di meduse colorate, belle e lisce. Non saranno solamente bellissime, ma anche molto deliziose. Vedrete. No! I miei lecca lecca saranno più buoni. Guardate questo arcobaleno. Che noia. Sto per fare un lecca lecca enorme e delizioso. Ho già pensato di farlo in questo acquario. Ma prima metterò il pisciolino, sì, alla nuova casa. Dopo ci ritirerò, sì, il tuo acquario. Ok. Verso via tutta l'acqua. E poi aggiungo degli orseggi gommosi. Anche se posso provarli un po'. Dobbiamo metterli tutti quanti qui. Perfetto, guardate quante ce ne sono. E adesso dobbiamo scioglierle così. Guardate però che succede. E poi devo mescolare. Mamma, cosa? Si è davvero solidificato, ma non l'ho ancora finito. Non vuole uscire, non ho tempo. Bene, e lo darò così e spero che sia buono. Wow, dove sembra così delizioso? E qui c'è una cosa? C'è un lecca lecca a forma di medusa, devo subito provarlo. È delizioso. E vediamo che sapore hanno i tentacoli. Buono! Cosa c'è qui dentro? Ah, oh mio Dio! Ma cosa? Non riesco a sollevarlo. Proviamo a leccarlo così. Buah! Che schifo! Non mi piace, è di vetro. E qua? Che bello. Sono arcobaleno. E che buono. È così buono che non riesco a fermarmi. Sì, questi lecca lecca vincono. Congratulazioni, nonna, per la tua vittoria. E ora cosa vuole i pancake? Spero che non sia troppo difficile per voi. Questo è un gioco da ragazze. Ho tutto quanto pronto. Ah, mi serve la frusta. Cosa c'è da fare? I pancake. Beh, chi saprebbe come farli? Io però ho già un'idea. Potrò mescolare tutto con il mio... Sì, fantastico. Ma mettiamo le uova, così. Poi il latte. Poi ci va la farina. Perché no?
bene, bene, ancora un po' di più. E adesso accendo! Oh no! Aiuto, aiuto, aiuto! Ho tutto sotto controllo. Doveva essere così, ma guardate come è venuto fuori questo impasto. È bello e appetitoso. Wow, è bellissimo. Nonna, ti piace? Ok, non devi rispondere. Ho quasi finito di lavorare l'impasto. Devo solo trasferire tutto quanto nella bottiglia. Così potrò disegnare delle fratelle perfettamente belle e uniformi. Guardate come sono carine. E poi hanno un profumo incredibilmente delizioso. E sono pronti in un paio di minuti. Avendi piaceranno, sono sicurissima. Mettiamo tutto quanto sul piatto. Così, bene. È fantastico. E adesso dobbiamo aggiungere il miele. Perché piace ai piccoli. E poi i frutti di bosco. Così saranno ancora più buoni. Ok, chef, cosa hai fatto? Oh, i suoi panché sembrano fatti dalla mia bisnonna. Perché non li fanno più così? Non mangerò frittelle normali, ma frittelle al cioccolato. Non resta che versarle sino a padella e cuocerle. Guardate come sono venute perfettamente uniformi, tostate, deliziose. Meritano sicuramente un applauso. Aggiungiamo un po' di crema. Wendy apprezzerà sicuramente la mia torta di pancake per lei, perché ho fatto di tutto per farla ancora più bella e deliziosa. Ok, ma cos'è questa puzza? Mollise in fiamme! Cosa? Non è possibile! No, è il mio pancake! Come faccio a servire una cosa del genere? Devo buttarla via! Mamma! Posso darti questo? Cucino qualcosa di buono per Wendy. Evviva! Mi piacerebbe preparare qualcosa di bello per lei. Wow, sta venendo fuori una cosa fantastica. Nonna, grazie per il tuo aiuto. Non so cosa avrei fatto senza te. È un piccolo mostro molto carino. Siamo pronti a mostrare i nostri piatti a Wendy. Wow, sembra tutto così delizioso. Vale, iniziare con questi. Ci sono così tanti frutti di bosco. Proviamo. Che deliziosa! E qui cosa c'è? Wow! Una torta pancake! Fantastico! Mi piace! Io la adoro! Oh sì! Ok? E questo... cos'è questo? Sembra bello! Un mostro pancake! Fantastico! Lo provo? È deliziosa! Ho deciso sì! Che questo pancake vince! Sì, grazie! Sì, grazie per il sostegno! E Grace vuole il cioccolato? Interessante. Ok, penso che tutti gli eroi sanno come fare il cioccolato e sono pronti a prepararlo. Ma è facile! Ok, io ho il cioccolato. Ok, così non posso servirvi. Ma farò qualcosa di più interessante. Ok, dobbiamo sciogliere tutto quanto. Bene. Ok, prendiamo sì la ciotola e prendiamo sì la farina. Spacchiamo due uova e versiamo il latte. Mamma, hai visto una cosa del genere? Questa sì, un'invenzione strabiliante. Ok, spacchiamo tutto quanto e accendiamo. Ah, fatto. Ok, guarda, è liquido. E come stampo uso la bottiglia di Coca-Cola per fare? Sì, una bottiglia cioccolatosa. Guardate che sì, che disegno. E adesso devo sì mettere in freezer, ma così con la, sì, con l'alito. Ah, però che bello. Andiamo via. Prendiamo Lemon Dance e lo mettiamo all'interno. Ah sì, che bello. A Grace piacerà. Ma chef, puoi vincere. Aspettate, io ho un'idea. Ok, accendo sì tutto quanto. Andiamo. È fatto. Non ce l'ha fatta. Ok, prendiamo lo stampo e versiamo l'impasto. E poi mettiamo tutto il cioccolato che abbiamo sciolto.
Mettiamo di nuovo l'impasto e posso toglierlo. Che buone queste patatine. E io ho un'idea. Il cioccolato è buono e anche le patatine sono buone. E perché non devo fare le patatine fritte cioccolatose? Non male. Ok, per prima cosa devo sciogliere il cioccolato grazie al phon. L'importante è mangiare. Ah! Ma questo è buono? Devo controllare. Sì, molto. Ok, mettiamo tutte le patatine. E mescoliamo. Sofì. Ma non è una buona ricetta. Ok, devo fare dei dettagli. Ok, penso che c'era un'etichetta commestibile. E penso che a Grace piacerà. Ok, vediamo. Ok, la mia torta è pronta. Ok, togliamolo fuori. Sì, non ci può essere tanto cioccolato. Quindi lo mettiamo sopra la torta, ma tanta. Oh, che bellezza. Non resta che mettere il cioccolato bianco e possiamo servirlo. Le mie patatine cioccolatose sono pronte. Mettiamo qua e posso servire a Grace. Che bello. No, aspetta i vostri piatti. Fate vedere. Che bello che è. Le patatine fritte cioccolatose. Non le ho mai mangiate. Buono. E qui cosa abbiamo? Sì, la torta della nonna. Che bontà. Lei lo fa sempre per il mio compleanno. Devo provare quello che ha portato lo chef. Sembra interessante. Non ho mai mangiato il tappo di una bottiglia. E adesso vediamo cosa c'è all'interno. Quanti caramelle, che bello. Adesso mangio tutto quanto. Che bello che anche la bottiglia è commestibile. Questa volta vince lo chef. Sì, lo sapevo. E questa volta? Voglio la torta. Nessun problema, sto già facendo. Ok, prendiamo. E grazie allo stampo tagliamo l'interno. Mettiamo la crema, un altro strato. E così qualche volta. Voi chiedete perché ho tagliato fuori questo? Allora vi faccio vedere perché. Ok, qui ci sarà un regalo per Grace. Quando lei mangerà la torta, lo schiaccia e il giocattolo vola fuori. Ok, adesso dobbiamo spalmare tutto quanto. E io farò la mia torta. Ok, ho già fatto l'impasto. Ma affinché sia ancora più buono, aggiungo, sì, del Nesquik. Ok, bene. È ora di mettere tutto quanto nello stampo. E possiamo prepararlo. Sofì, batte 5. Scusa, mi sono scordata che ho le mani nell'impasto. Nonna, è molto buona. E anch'io ho l'ispirazione per la torta. Mi serve lo stampo e tanti cioccolatini. Ok, mettiamo tutti quanti qui e facciamo sì la torta. La nonna aspetta. Anche a me serve il forno. Dai, su, possiamo mettere tutto quanto e chiudere. E... beh, devo girare qua. Dai, su, togliti, faccio tutto quanto da solo, perché sennò fai bruciare tutto. Ok, dobbiamo mettere a 150 e aspettare. Ecco, le torte sono pronte. Che profumino. Sofì, tira fuori la tua. Ok, vediamo cosa io. Mi sembra che... boh, devo tenerlo ancora. E mettiamo la temperatura più alta. E nel frattempo posso giocare. Ok, sono arrivata. Ok, mettiamo la torta qui. E poi devo sciogliere il cioccolato grazie al bollitore. Mettiamo qui il cioccolato ed è fatto. Adesso grazie alle forbici facciamo un taglio.
E possiamo versare sulla torta. Che bellezza. Ma cos'è sta puzza? No! Ho esagerato un po'. Ah, sì. No, che puzza. Grace non piangerà. Nonna, guarda che terrore che ho fatto. Anche se posso fissare tutto quanto con le decorazioni. Per esempio così. No, non funziona. E decorare la torta, lo decoro con le caramelle preferite di Grace Maltesers. E ovviamente col cioccolato. Che bello. Io ho fame. Aspetta le torte. È così bello. Tranne questa. Sembra molto cattiva. Ma forse sarà buona. Anche se... strano. E che puzza. No, che schifo. Non lo mangerò. E questo sembra molto più carino. Proviamo. Ah sì, è buono. Wow. E questa torta somiglia a quella che ho disegnato io. Proviamo. È così buona. Wow. E qui cosa abbiamo? Quante uccellini. Chef, volevo fare una bella cosa, però ne metto fuori una bella cosa. Come stai, Grace? Stai bene? Chi vince? Sophie? Sei sicura? Va bene, congratulazioni. E questa volta io voglio la Nutella. Nutella? Vabbè, faccela. Io ho già le noci. E io ho il cacao vero qui. Me l'ha portato il mio amico dall'Africa. Deve essere perfetta. Per cominciare prendiamo questo per mescolare tutto quanto. Mettiamo il cacao all'interno e facciamo partire la geggia. Perfetto. Ok. Devo pulire tutte le noci e aggiungere al cacao. Sarà più buono della Nutella. Sono sicura. Mescoliamo tutto quanto. E la pasta al cioccolato è buona. È così profumino. Dai, provo. Oppure due cucchiai. Troppo buona. Per cominciare devo pulire tutte, ma non ce la faccio con le mani. Ok, prendiamo qualcosa di più pesante. Sì. Così ce la farò. Oh, nonna. Mi hai fatto male. Scusa, cara. Ok, dove mi sono fermata? Beh, la Nutella è finita. Va bene. Io ho un'idea. Ok, prendiamo il cioccolato. Lo mettiamo qui. E mettiamo del latte. Accendiamo e aspettiamo. Ok, ho fatto tutto. Ok, vediamo cosa ho ottenuto. Ah, sì. È perfetto. Ma voglio servirlo in modo molto bello. Accendiamo la candela e le mettiamo qui in uno stampo speciale affinché la Nutella sia sempre morbida. E adesso versiamo la Nutella. E lo serverò. Grazie, sì, con i marshmallow. Cos'è questo? Nonna, si fermi. Ecco, l'ultima noce è finita. Ok, bene. Ok, tutte le noci sono pulite. E adesso posso metterle qui. La tavolozza non mi serve più. Adesso prendiamo il cioccolato e lo grattugiamo qua. E aggiungiamo del latte e mescoliamo. Ok, mettiamo l'etichetta Nutella e si può servire. Ah, Sophie, che fai? Riesco a spegnere, è impazzito. Grazie, nonna. Scrivo sul bollitore Nutella e posso servire. Sembra molto originale. Wow! Sì, la Nutella.
Prontello in un bollitore, interessante. Proviamo. Beh, assomiglia a cacao, non male. E la nonna cosa ha fatto? Sembra molto appetitoso. Ah sì, troppo buono. Sì, buono. E adesso proviamo quello che ha fatto lo chef. Ci sono i marshmallow, che bello. Ah, è così caldo. No, ho bruciato la lingua. Ok, vince la nonna. Ah, finalmente. Grazie, cara.